Per quanto riguarda il lavoro, sono soddisfatto del lavoro che hanno fatto perché è una squadra che mi sta seguendo, quindi abbiamo lavorato, diciamo, bene, bene, quindi sono contento. Il fatto di aver fatto giocare tutti è perché tutti sono utili in questa squadra qua. Io considero, penso di avere, ma lo dico seriamente, 14-15 giocatori titolari. Io non vedo delle riserve in questa squadra, vedo delle scelte che devo fare settimana per settimana, ma sono seriamente convinto che non sarà obbligatoriamente sempre la stessa formazione. Vedo dei giocatori che crescono, vedo dei giovani importanti e vedo in prospettiva una squadra che se mantiene concentrazione e umiltà può togliersi delle soddisfazioni. Paolo Nicolasi è partito titolare appena sono arrivato, ha fatto delle buonissime prestazioni, ultimamente sta giocando poco perché è giusto che i giovani ogni tanto rifiatino, perché io sono, avendo lavorato tanti anni nel settore giovanile, tanti anni con i giovani, come altri miei colleghi allenatori, il giovane ha bisogno in alcuni momenti di rifiatare più del vecchio e Nicolasi ha rifiatato e potrebbe essere già domenica il momento di rientrare. Ho visto delle buone cose, delle buone trame, però qualcuno, e questo chiaramente è colpa soltanto mia, non ha recepito bene il messaggio che ho dato prima della partita, che oggi non la consideravo assolutamente un'amichevole, ma la consideravo una partita già di campionato. Quindi io sono un allenatore abbastanza trasparente nel mio modo di fare calcio. Io non ho figli e figliastri. Chi merita gioca, chi non merita si siede. L'ho sempre fatto. Mi espongo in prima persona per difenderli e per tutelarli e lo farò sempre. Però questo è un messaggio chiaro per chi non ha ancora capito, forse come rotolo, come allenatore. Merita e gioca soltanto quelli che si impegnano e si danno da fare. Gli altri non saranno mai parte integrante di quello che è il mio credo del calcio.